Salve amici, bentornati con il nostro consueto appuntamento col paranormale. Prima di cominciare, ricordati di iscriverti al canale. Ricordati anche di recuperare i video precedenti se non li hai ancora visti. Ma adesso basta parlare, cominciamo. Nel primo video viene mostrato un padre mentre gioca col suo figlio. Ad un certo punto, mentre il padre scherza col bambino, la porta della stanza si apre da sola. L'uomo intuisce che c'è qualcosa che non va. A quel punto si avvicina alla porta e nota qualcosa al di fuori della porta che lo terrorizza a morte. Questo è ciò che è stato ripreso. Si caio? No. Espera, Marcos. Otra vez, por favor. ¿Rolo? No mames. No mames. No, espera. Alguien se metió. Quédate ahí, Daniel. Alguien se metió. No mames. ¿Rolo? No, esto no puede ser, no. Métete, papi. Avvicinatosi alla porta, l'uomo dà uno sguardo fuori e, al di fuori, nota questa strana ombra nera, che sembra che non abbia buone intenzioni. L'uomo rientra subito nella stanza col proprio figlio. Dopo qualche minuto decide di riaprire la porta, ma di quell'ombra nera non c'è più nessuna traccia. Il prossimo filmato mostra ciò che è stato ripreso da una telecamera di sicurezza di infrarossi, installata in una casa infestata da spiriti maligni. Questo è ciò che è stato filmato. La ragazza che state osservando sta preparando un video per TikTok, ma mentre si sta riprendendo sembra che qualcosa tocchi il suo orecchino. All'inizio la ragazza non si accorge di quello che sta succedendo. Dopo qualche minuto però sembra che l'orecchino viene tirato da una forza invisibile. Nel prossimo filmato, un uomo di nome Paolo vive un'esperienza paranormale. Tutto ciò viene ripreso dalla sua telecamera. Ciò che ha ripreso è davvero terrificante. Questo è ciò che ha filmato. Ghost seems to like to terrify me more than anything else. But anyway, let's see if I can catch any of this, see how long it actually takes, because it seems to be occurring like every like 2 or 3 minutes. Sounds like it's either coming from upstairs or the door, and the door freaks me out. Oh god!
God. Il signor Paolo incomincia a sentire degli strani rumori, come se qualcuno grattasse il muro. Poi all'improvviso, sul ciglio della porta, appare questa sagoma oscura che rimane lì per pochi secondi, per poi scomparire. L'uomo la insegue, ma una volta lì, non trova nulla di strano. Rivedendo l'immagine a rallentatore, si può notare che l'entità ha dei capelli lunghi neri e sembra avere lineamenti femminili. Secondo voi cosa potrebbe essere? Un demone oppure lo spirito di qualcuno morto in quella casa? Nell'ultimo filmato, un uomo riprende con la sua telecamera dei fenomeni paranormali che accadono quasi tutti i giorni in casa sua. L'uomo sente il pianto di un bambino provenire dallo scantinato, prende la sua telecamera e incomincia a registrare. Questo è ciò che è stato filmato. Hola. La verga. No hay nada. Güey, no mames. No mames. Video davvero da brividi. Devo dire che l'ultimo è quello che mi è piaciuto di più. Voi cosa ne pensate? Fatemi sapere nei commenti quale di questi video vi ha spaventato di più. Il video finisce qui, ragazzi. Noi, come al solito, ci rivediamo alla prossima.